un giorno qualunque. Niente, avevo deciso di stare a casa, volevo stare per gli affari miei perché era uno di quei giorni dove mi sentivo giù di morale, non volevo parlare con nessuno, non volevo interagire con nessuno. Quindi mi sono messo lì in un angolino perché diciamo che ero depresso. Ho detto, me ne sto a casa per gli affari miei, in un angolino. Ho detto, non ho voglia di fare niente, voglio stare con i miei pensieri. A un certo punto mi telefona un amico, mi invita ad una festa. Io dico, no, 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 non ho voglia. Dice, dai, vieni a questa cena. Ho detto, no, non ho voglia di andare a questa cena, non ho voglia di andare a questa cena. Ma poi ci ho pensato, ho detto, Massima, andiamo, magari mi passa questa depressione. Niente, mi recò a questa festa, salgo a questa festa, tutto bello. Ciao, ciao, come stai? Tutto bene? Ci siamo baciati, tutto bene? Sì, tutto bene. A un certo punto mi ritorna la depressione. Mi metto in un angolino lì, in solitudine, con la mia depressione. E ad un certo punto giro il viso. Il mio sguardo incrocia quello di una bella signora che anche lei mi guarda, mi sorride, il mio sguardo incrocia il suo, il mio sorriso incontra il suo sorriso, lei si avvicina e mi dice, ciao, piacere, mi chiamo Luisa. E io, piacere, mi chiamo Maurizio. E lei mi fa, lo sai che mi piaci? E io, come uomo o come attore? E dice, come attore? Sì. Ti spiego perché ogni qualvolta vado in giro, molte persone mi fermano e mi dicono: ma io a te ti ho già visto da qualche parte. E io gli rispondo che mi avranno visto sul web, su internet, perché faccio molti video. E lei mi dice: no, mi piace come uomo. Ti andrebbe di accompagnarmi a casa? Porco d'inci. Ho detto: certo. Ho detto: allora ci avviamo. Giù per le scale, l'androne era buio, lei mi prende, mi sbatte al muro con un dolore, mamma, però ero felice, quindi inizia di su, di giù, di sopra, di sotto, dei numeri da circo, un trofeo del sesso. Allora poi, dopo ancora, su e giù, ho detto, mamma mia, a un certo punto siamo usciti, come da prassi, arriviamo sotto casa sua, sigarettina. Ci scambiamo i numeri di telefono e lei mi dice: ti va un richiamino? Facciamoci questo richiamino. Di nuovo di su, di sopra, di sotto, avanti, su, giù, eh. Ho detto, mamma mia. A un certo punto ci salutiamo, lei va a casa. Io ritorno a casa mia e dopo circa una settimana mi squilla il telefono. Rispondo, mi dice: ciao Maurizio, sono Luisa. Dice: ti andrebbe di venire a pranzare a casa mia? Io ho detto, perché no? Allora, io adesso prendo l'auto e vado a casa di Luisa. Solo che a casa di Luisa c'è un'inaspettata sorpresa. Quando entro a tavola, oltre a lei, c'è seduta anche la figlia, 18-19 anni. Una bellissima ragazza, totalmente diversa dalla mamma. E niente, iniziamo a parlare del più, del meno. Lei praticamente giustamente fa dei discorsi da ragazza di 18-19 anni, quindi mi parla dei suoi acquisti che fa con le sue amiche, mi parla delle vacanze che vuole fare appunto in giro per l'Italia o forse all'estero. E a un certo punto il mio sguardo si sofferma sulla ragazza. E mi chiedo, chissà se lei lo sa che cosa fa sua madre quando è fuori di qua. Cioè, questi numeri da circo che sua madre, questi pezzi che si fa sua madre fuori da casa. Che cosa mi risponderebbe? Che cosa avrebbe detto? Che cosa mi avrebbe detto? Niente, finito il pranzo, me ne vado con questo tarlo. Non mi fa più dormire, non mi fa assolutamente più dormire. Allora arrivo a casa, niente, metto lì, ma non riesco a dormire e passa un po' di tempo. E rimango per circa
un mese con questo tavolo in testa e penso che anche mia madre ha fatto questi numeri con mio padre. Mio padre era un uomo alto, robusto, mia madre era gracilina. Cioè, non mi spiegavo come mia madre facesse questi pezzi con mio padre. Niente. Una sera, sempre con questo pensiero, sono uscito, sono tornato a casa un po' ubriaco, un po' fumato. A un certo punto arrivo in camera e c'era il telefono, non so se vi ricordate, perché è successo un po' di anni fa, quei telefoni grigi ancora con la rotella, mi ricordavo ancora il numero, 22 35 85. Ho detto adesso chiamo mia mamma, adesso chiamo mia mamma, adesso chiamo mia mamma. Ho preso, ho fatto il numero, ho posto il numero, prendo il numero, la cornetta, tac, si attacca la segreteria, risponde questa vocina, dice: ciao, sono Tommasina, lasciate un messaggio dopo la segreteria. E dico: niente, riprendo il telefono e dico: mamma, ma tu mi hai fatto i pompini, papà? E ti attacco giù. Poi dopo che ho attaccato, ho detto: oh Madonna, che cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho detto? Cosa ho fatto? Ah, cercavo di cancellare questo messaggio, che non è come i telefoni di oggi che puoi cancellare il messaggio inviato. Quindi cercavo, mi sono agitato, dicevo: ma no, adesso come faccio? Adesso come faccio? Niente. Ho preso, mi sono andato a dormire. Però finalmente mi sono tolto un peso. Mi sono tolto un peso e sono andato a dormire rilassato. Ho dormito praticamente fino alla domenica, fino a quasi a pranzo. Quando mi sono svegliato, fino alla tarda mattinata, mi sveglio e con la coda dell'occhio guardo il telefono. E sul telefono c'erano ancora questi telefoni con la lucina che ti lasciavano praticamente il messaggio in segreteria. Quindi c'era praticamente diciamo, il lampeggiante rosso del telefono che appunto lampeggiava dove appunto c'era un messaggio in segreteria. Oh, mamma mia, avrà sentito questo messaggio. Adesso che cosa mi dice? Adesso che cosa mi dice? Vado lì, mi faccio coraggio. Dico: ciao Maurizio, sono la mamma. Perché non vieni a pranzare? Che ti ho fatto le tue buonissime polpettine agrodolci che ti piacciono tanto? Niente. A un certo punto mi sono messo a parlare con la segreteria, ho attaccato, sono andato in bagno, mi sono fatto subito la doccia, sono sceso, ho preso il motorino, sono andato a casa della mamma. Dio, ho detto: adesso con quell'imbarazzo salgo sopra, mamma mi vede e mi dirà: porca miseria, ma cosa dici, ma cosa fai? Cioè, mi sono imbarazzato, quindi sono salito, lei mi ha aperto la porta, mi sono seduto a tavola, c'erano subito le mie polpettine agrodolci che mi piacciono tanto, mi sono seduto, mi sono messo a mangiare. Lei, mentre mi parlava più o meno, ma non ha preso l'argomento. Ah, ad un certo punto, con la coda dell'occhio, guardo il suo telefono e c'era la lucina appunto della segreteria lampeggiante sul telefono verde. Quindi ho detto: oh mio Dio, adesso mi dirà qualcosa, ha letto il messaggio, ha sentito il messaggio. Allora, che cosa ho fatto? Ho preso, ho detto: mamma, mamma, senza aver finito le polpettine, che erano quasi finite, ma non tutte, ho detto: mamma, mamma, ti saluto, ciao, 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 e me ne vado. E sono andato. Con gli anni questo discorso non l'abbiamo più ripreso. Mamma non mi ha mai più detto niente, no, anzi non mi ha mai detto niente. Io non ho più ripreso questo discorso, come tutte le mamme, come tutte le persone. La mamma dopo qualche anno è deceduta. Mi sono ritrovato al funerale, tutti quanti in questa chiesa piena di fiori, perché la mamma Tomasina era voluta bene da tutti, era una persona carina, gentile, salutava sempre tutti. Quindi ciao, ciao, condoglianze. Mi sono soffermato sulla bara, c'era una corona di fiori dove c'era scritto: Tommasina, finalmente hai raggiunto il tuo amato. E io guardando la bara, a un certo punto mi è venuto un flash e ho pensato: alla fine, quei pezzi che mia mamma si faceva con mio papà, alla fine non c'era niente di male. Poi, oltretutto, ho detto: mia mamma, prima di essere mia mamma,
stata una donna. Poi tra l'altro lei è di origini bolognesi, quindi li avrà fatti alla grande, li avrà fatti alla grande questi pezzi. Quindi ho pensato che non c'è niente di male perché tutte le donne lo fanno. E anche voi che state ascoltando questo video e sicuramente avete una mamma o non ce l'avete più una mamma, ricordatevi che le vostre mamme, prima di essere state le vostre mamme, sono state delle donne. Eccomi qua, sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira con questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è, oltre al buio che lentamente si fa, e la luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Sono l'amante, la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore, la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, finalmente qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là. Camerino già vecchio, tra un lavandino di un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. Eccomi qua. Sono venuto per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita che tanto pulita non è. E ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. E allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente, ringraziamo infinitamente. Siamo il padre e la figlia, siamo arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio.